Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Il protagonista di questo episodio sarà un animaletto piccolo, molto grazioso e amato per lo più da tutti. Parlo dello scoiattolo. Nel video di oggi, infatti, parlerò di questa specie e degli scoiattoli che sono presenti sul nostro territorio, ossia il nostro autoctono, il rosso, e la specie aliena, il grigio. Parleremo innanzitutto dello scoiattolo in sé come specie, poi elencheremo le differenze tra lo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio e faremo un'analisi finale. Dunque, se vi interessa questo argomento, se vi piacciono gli scoiattoli, questo è il video che fa per voi e vi consiglio di guardarlo fino alla fine. Dunque, che dire, iniziamo! Ah ragazzi, prima di iniziare con il video, ho notato che molti di voi guardano i miei contenuti ma ancora non si sono iscritti al canale. Dunque, se vi piacciono, vi chiedo prima di iniziare questo video, di andare sulla pagina e cliccare l'icona iscriviti, perché così facendo mi date una grandissima mano. Ora, non mi dilungo ancora in chiacchiere, iniziamo il video. Allora, in questo video parleremo degli scoiattoli arboricoli. Sì, perché sia lo scoiattolo grigio che lo scoiattolo rosso appartengono a questa categoria. Difatti, entrambi passano la maggior parte del loro tempo sugli alberi. Anche se in realtà lo scoiattolo grigio tende a passare una buona parte del suo tempo sul terreno, ma questo lo vedremo più avanti. La cosa molto buffa quando si parla di scoiattoli, quando mi capita di parlarne, insomma, è che piacciono, diciamo, tendenzialmente un po' a tutti. È difficile trovare una persona a cui lo scoiattolo non piace, soprattutto adesso che i grigi hanno popolato i parchi urbani. È difficile vedere persone che quando li incontrano non si fermano a guardarli, diciamo così, meravigliati o a fargli delle foto o ad allungare qualche noce. La domanda che mi sono sempre posto è: ma come mai piacciono così tanto? Eh sì, perché se ci pensiamo, lo scoiattolo è un roditore, esattamente come il ratto, però per il ratto proviamo una repulsione molto forte, anche se in realtà, se li dovessimo mettere a confronto, sono molto simili. Io credo che quello che piace di più dello scoiattolo è proprio il suo aspetto. Intanto ha un muso meno lungo rispetto al ratto, quindi un po' più schiacciato, diciamo, e questo lo fa apparire sicuramente più carino, e la coda è più folta, dunque gli dà questa impressione di animale un po' più cicciotto, più carino, anche più coccoloso, diciamo. Mentre invece il ratto ha il muso lungo, le mani sono glabre, la coda presenta pochissimi peli e di conseguenza questo non ce lo fa apparire, diciamo così, poco gradevole alla nostra vista. E questa è una considerazione che ho sempre, che mi è sempre venuta in mente ogni volta che vedo le persone che incontrano degli scoiattoli, qua parlo più che altro di grigi, che li ammirano con una fascinazione tale, quando in realtà, insomma, appartengono anche loro alla famiglia dei roditori. Quindi, vabbè, insomma, questa è comunque una mia considerazione. Ritorniamo sugli scoiattoli. Lo scoiattolo è un mammifero molto molto piccolo e di conseguenza ha un metabolismo molto veloce. Sì, perché più una specie è piccola e più ha un metabolismo rapido. Infatti ha una temperatura corporea molto alta che oscilla tra i 38 e i 40 gradi, e per mantenere l'omeostasi, questo calore interno, ha bisogno di alimentarsi continuamente. Difatti, quando ci capita di vederli sul terreno che cercano cibo, è proprio perché hanno bisogno di mangiare tanto per riuscire a mantenere il calore corporeo. Difatti, hanno bisogno di un'alimentazione molto proteica. Lo scoiattolo mangia mediamente delle noci, perché le noci gli possono fornire l'apporto energetico che ha bisogno per riuscire a mantenere appunto la sua temperatura interna e per potersi muovere così rapidamente. Per poter sopravvivere all'inverno, lo scoiattolo avrà bisogno di fare delle scorte. Difatti, noci e nocciole maturano verso la fine dell'estate e sarà proprio in quel periodo che lo scoiattolo andrà a raccogliere il suo cibo per poter poi fare delle scorte per riuscire a passare l'inverno, e lo andrà a nascondere poi in diversi punti. Andremo poi a vedere questo nel dettaglio più avanti. Mentre invece durante il periodo primaverile
se le scorte finiscono e le noci ancora non ci sono, può integrare la sua fonte di proteine mangiando delle uova dai nidi degli uccelli. Difatti, durante la primavera e l'estate, gli uccelli vanno nella fase di nidificazione e lo scoiattolo può andare a rubare le uova e mangiarsele. Questa è un'ottima integrazione di proteine. Chiaramente piacerà un po' meno agli ornitologi e ai bird watcher, però ecco, insomma, si nutre anche di uova. Il nido dello scoiattolo viene scelto all'interno di cavità degli alberi. E tendenzialmente le cavità non devono essere troppo larghe, proprio per cercare di non far entrare predatori come la martora, ma anche come l'astore. Il nido viene rivestito con dei piccoli rametti secchi, con della paglia, e i piccoli, quando nascono, lo scoiattolo più o meno si accoppia, l'accoppiamento dello scoiattolo inizia in primavera, e riesce a fare un minimo di 3 fino a un massimo di 4 piccoli, che nascono completamente glabri e ciechi e rimangono con i genitori fino a un massimo di 3 settimane. Dopodiché cominciano ad uscire fuori dal nido e lo abbandonano dopo un mese all'incirca, diciamo. L'ambiente in cui vive lo scoiattolo sono prevalentemente i boschi di conifere, anche se in realtà nell'ultimo periodo si è spostato nei parchi urbani o comunque nelle zone vicino all'uomo. Perché ha scelto di vivere in questi punti? Perché in un certo senso offrono più sicurezza dai predatori. Difatti, un parco urbano è sicuramente più sicuro di un bosco, dove lo scoiattolo può incontrare le martore o gli astori, ad esempio. E dunque queste scelte qua vengono fatte proprio per evitare di essere predati, anche se poi nei parchi urbani, insomma, vanno incontro poi a tutta un'altra serie di problemi. La struttura dei denti dello scoiattolo è molto particolare. Difatti, con gli incisivi leviga il cibo, i gusci delle noci, e con i molari li mastica. Gli incisivi sono a crescita continua. Difatti, se lo scoiattolo non levigasse il guscio delle noci o altro materiale, ecco, i denti continuerebbero a crescere e crescerebbero in maniera ricurva. Quindi lui ha sempre bisogno, quando cerca cibo, di levigare la parte degli incisivi superiori, proprio per evitare che ricrescano. E ecco, questo è un ottimo punto per stare attenti quando si danno delle noci agli scoiattoli grigi ed evitare proprio di farsi mordere, perché credo che non sia per niente una bella esperienza. Bene, adesso parliamo dello scoiattolo comune euroasiatico, o più semplicemente dello scoiattolo rosso. Difatti, l'ambiente in cui mi trovo, il bosco, è proprio il suo habitat. È una specie prettamente arboricola, difatti lui passa la gran parte del suo tempo sugli alberi, è molto schivo, non è assolutamente facile da osservare, ed è la nostra specie autoctona. Difatti è molto importante per l'ecosistema e tra poco andremo a capire il perché. Le dimensioni dello scoiattolo rosso oscillano tra i 19 e i 25 cm per quel che riguarda il corpo, mentre invece la coda va dai 20 ai 23 cm. Pesa tra i 250 e i 340 grammi e non c'è dimorfismo sessuale tra le due specie. Difatti, maschio e femmina sono tendenzialmente simili, diciamo, anche nelle dimensioni. Sebbene il nome scoiattolo rosso possa far pensare che il colore del manto di questa specie sia per l'appunto rossa, in realtà la tonalità può variare, perché possiamo trovare sì delle specie col color del manto fulvo rossiccio, ma in realtà si possono incontrare anche esemplari con un colore castano chiaro, castano scuro, fino anche al nero.
per l'appunto nel sud Italia c'è una specie di scoiattolo che è presente solo in quelle zone, se non sbaglio Calabria e Basilicata, la specie in questione è lo Sciurus meridionalis, e il colore del suo manto è completamente nero. Si possono incontrare anche nei boschi del nord centro Italia scoiattoli rossi con il colore del manto nero, però in realtà non c'entrano nulla con la specie presente nelle regioni del sud Italia. Si riproduce in primavera, ma come dicevo precedentemente, può anche fare una seconda nidiata verso il termine dell'estate se le condizioni sono favorevoli. Chiaramente la vita dello scoiattolo è molto difficile e la sua sopravvivenza è relativamente breve. Difatti una specie in natura, se è diciamo fortunata, riesce a sopravvivere fino a un massimo di 3 anni, mentre invece in cattività può arrivare anche a vivere fino a 10 anni. Difatti vive una vita veramente difficile, sempre allerta e aggiungo anche molto cruenta, soprattutto se vive nei boschi, perché deve stare attento a tutta una serie di predatori. Difatti il suo principale predatore è la martora, e riesce a predarlo con una facilità veramente estrema, quindi vive una vita veramente difficile. Purtroppo con l'arrivo dello scoiattolo grigio nelle nostre zone, lo scoiattolo rosso sta soffrendo tantissimo della sua presenza ed è a serio rischio di estinzione. Di questo però ne parleremo tra poco, perché adesso andiamo a parlare prima dello scoiattolo grigio e delle sue caratteristiche, e successivamente verso la fine parleremo dei problemi che causa alla nostra specie autoctona. Per parlare dello scoiattolo grigio mi sono spostato in un'ambientazione più idonea, difatti mi trovo in un parco urbano, qui è davvero pieno, sono al parco di Monza, e perché la loro storia un po' inizia in ambientazioni di questo tipo. Difatti vennero importati alla fine dell'Ottocento in Inghilterra e successivamente in alcune ville reali italiane. Lo scopo principale era quello di animali da compagnia. In realtà poi questo tipo di progetto non funzionò e gli scoiattoli vennero lasciati in libertà oppure scapparono dai giardini delle ville in cui erano stati portati e riuscirono ad adattarsi molto bene all'ambiente in cui si trovavano. Difatti ora hanno colonizzato gran parte dei parchi inglesi, ma in realtà anche nelle regioni del nord Italia come la Toscana, la Lombardia e il Piemonte ce n'è una grossa quantità, e questo costituisce un problema enorme. Perché costituisce un problema enorme? Perché entra in competizione con lo scoiattolo rosso, come rubandogli le scorte di cibo. Lo scoiattolo, poco prima dell'inizio dell'inverno, inizia a raccogliere una grossa quantità di noci, nocciole e frutta secca per farne scorta, appunto, per poter sopravvivere, e li nasconde in diversi punti. Però spesso non ricorda bene tutti i punti in cui ha nascosto le sue scorte, e lo scoiattolo grigio, essendo molto più attivo e passando molto più tempo sul terreno, purtroppo glieli va a rubare. E questo costituisce un problema, perché non solo sottrae il cibo allo scoiattolo rosso e dunque lo mette in difficoltà durante la stagione più impegnativa, ossia l'inverno, ma è un problema anche per la crescita di alberi e di piante, perché le noci, che poi vengono dimenticate, hanno un alto potenziale di poter germogliare, successivamente diventare degli alberi, ma purtroppo questo non accade se vengono rubate dallo scoiattolo grigio, che tendenzialmente passa più tempo a cercare cibo sul terreno e quindi ha possibilità maggiori di riuscire a trovare le scorte che lo scoiattolo rosso dimentica. Inoltre, essendo una specie aliena invasiva, non è un problema soltanto per lo scoiattolo rosso, ma un po' per tutto l'ecosistema. Difatti lo scoiattolo grigio tende a scortecciare gli alberi e purtroppo questo gli espone anche a dei parassiti esterni che possono attaccarli e infettarli.
L'altro grande problema sta proprio nel fatto che è portatore sano di un virus che però può essere letale per lo scoiattolo rosso. Inoltre, in inverno è veramente molto più attivo e si riproduce davvero velocemente. Infatti, basta andare in qualsiasi parco urbano della provincia di Milano, o anche un po' in tutta la Lombardia, per trovarne tantissimi. Io sono qua al parco di Monza e solo venendo in questa zona me ne sono venuti tantissimi incontro, perché poi, tra l'altro, la gente gli da mangiare. L'Unione Europea ha attuato un piano di gestione e di contenimento dello scoiattolo grigio, perché tra l'altro è inserito tra le 100 specie più dannose presenti sul pianeta. Quali potrebbero essere le possibili soluzioni? Molte associazioni animaliste si sono opposte al piano di eradicazione totale dello scoiattolo grigio, proprio perché ritengono che, essendo un problema causato dall'uomo, non sia giusto ucciderli tutti quanti e sbarazzarsene. Una delle possibili soluzioni che potrebbe ovviare all'eradicazione totale potrebbe essere la sterilizzazione. Ma anche questa, a detta di molti esperti, è innanzitutto molto complessa e soprattutto non risolve il problema, perché comunque lo scoiattolo continuerebbe, in ogni caso, ad entrare in competizione con il rosso, sottraendogli sempre del cibo. E poi sarebbe veramente molto difficile e piuttosto complesso riuscire a sterilizzare tutti gli scoiattoli presenti sul territorio. Non è veramente fattibile. È vero che è un problema causato dall'uomo, però è anche vero che è un problema serio e di cui bisogna occuparsene. Al momento sembra che l'eradicazione della specie potrebbe essere l'unica soluzione, e di questo ne sono convinto anche io, perché purtroppo la via della sterilizzazione è piuttosto complessa e non è così semplice da mettere in atto. So benissimo che è una pratica molto cruenta, però andrebbe davvero a risolvere il problema. È vero che è un problema che è stato risolto, che è stato causato dall'uomo, però è anche vero che adesso c'è un modo per poterlo risolvere, bisogna trovarlo. E mi permetto di aggiungere che bisognerebbe anche andare un po' alla radice del problema, ossia bisognerebbe vietare nella maniera più assoluta la vendita di animali esotici, perché spesso animali che potrebbero diventare o che sono alloctoni invasivi, acquistati da diverse parti del mondo e poi purtroppo liberati perché ce ne si vuole sbarazzare, ecco, diciamo che poi possono creare dei problemi non indifferenti. Dunque, bisognerebbe, a mio avviso, vietarne la vendita. Ho parlato di questo tema qua quando ho fatto il video dell'Osi le foppe, ve lo lascio qui sopra, andatelo a vedere. Abbiamo parlato di questo argomento con Fabio, il responsabile dell'Osi, e appunto io penso che sia una delle possibili soluzioni, proprio per andare alla radice del problema, sarebbe vietare la vendita di animali esotici. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Io spero, come sempre, di avervi detto delle cose utili, e se questo video vi è piaciuto, vi consiglio di dare un'occhiata anche a questo. È un video dove ho parlato di strigidi e, che dire, se vi è piaciuto questo, immagino che troverete interessante anche questo qua. Bene, io vi saluto e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!